Presenti 395 votanti, 392 astenuti, 3 maggioranza, 197 favori, 143 contrari, 249. La Camera respinge. Siamo al 9.3. Chimienti, prego, onorevole Chimienti. Sì, grazie Alt, Presidente. alt, alt. Dobbiamo dare i pareri prima, onorevole Chimienti. Le chiedo scusa. Siamo all'articolo 9, prego, relatore. Sì, per tutti gli emendamenti dell'articolo 9 invito al ritiro parere contrario. Grazie, governo. Conforme al relatore, grazie. Grazie, scusi, onorevole Chimienti. Adesso a lei. Onorevole Chimienti, prego. Scusi, eh. Sì, grazie. Grazie Presidente. L'articolo 9, così come redatto, purtroppo ha ben poco al suo interno di quanto rubricato nel titolo, disposizioni per il supporto dei lavoratori agricoli stagionali. Si parla genericamente di piani da adottare in accordo tra i ministeri competenti e le regioni, al fine di adottare generiche misure per la sistemazione logistica e il trasporto dei lavoratori e il supporto dei lavoratori. Veramente troppo poco. Esistono peraltro già una serie di protocolli d'intesa siglati tra il Ministero e le regioni interessate dai processi di raccolta agricola che prevedono molti spunti interessanti e che vanno nella direzione di tutelare concretamente i lavoratori. Mi riferisco in particolare all'ottimo protocollo del 27 maggio scorso siglato dal Ministero con 5 regioni. Quindi perché non riproporre dettagliatamente almeno alcuni di quegli spunti? In questo senso il Movimento 5 Stelle ritiene che andrebbe proposto chiaramente in questo articolo il tema del trasporto pubblico direttamente ai campi di raccolta e il tema del disagio abitativo e del contrasto ai ghetti attraverso la realizzazione di adeguati alloggi temporanei. Sono due temi fondamentali che necessitano di un intervento normativo mirato che orienti l'attività delle regioni nel senso da noi auspicato. Quindi trasporto e alloggi assenti sono due dei motivi che maggiormente